È da qualche anno che parliamo di Piano Nazionale della Cronicità. Abbiamo con noi la fautrice del piano, l'autrice del piano, dottoressa Paola Pisanti, che ha portato avanti sempre negli anni questa idea che si sta man mano concretizzando in vari ambiti per varie patologie croniche, tra cui anche il Parkinson, di cui si parla oggi a Firenze durante il Forum del Risk Management in Sanità. Lei ha avuto l'onore di chiudere questa sessione. Quali sono gli sviluppi che ha visto dalla nascita del piano ad oggi? Sì, in realtà quello che c'è è questo desiderio soprattutto di creare cultura sulla patologia. Ed è quello uno degli obiettivi che noi avevamo, perché era una patologia riconosciuta a livello anche di esenzione ticket, però se ne parlava poco, quasi come se questa persona non avesse poi più bisogno di altro rispetto a quello che il servizio sanitario italiano garantisce e già garantisce. Possiamo dire che la tutela clinica è molto avanti in Italia, un sistema, come abbiamo detto, equo, universale, con esenzione ticket, quindi anche gratuito, quindi questo è fondamentale. Quello che si vede è che proprio questo piano della cronicità sta entrando un po' a livello di tutte le categorie professionali, quindi dallo specialista, società scientifiche, le associazioni dei pazienti, le istituzioni anche regionali. E questo lo si vede perché ultimamente proprio c'è stata la delibera della Regione Puglia che ha inquadrato molto bene la patologia proprio guardandola dal punto di vista della persona con patologia e della famiglia. Quindi è proprio la filosofia del piano, mettendo in evidenza l'importanza di individuare strutture accreditate che potessero fare sia terapie infusive che terapie invece chirurgiche come la stimolazione profonda, quindi con dei criteri di accreditamento, l'importanza della formazione della medicina generale nell'individuare quei fattori di rischio prima ancora che si vada dallo specialista in modo di anticipare la diagnosi, la costruzione di strumenti operativi come i percorsi diagnostici terapeutici. Sta entrando anche l'idea che cos'è un percorso diagnostico terapeutico, quali sono le patologie per le quali va costruito questo percorso e l'importanza anche di definire i criteri di come si scrive un PDTA, i criteri di monitoraggio, gli indicatori per la valutazione. Ecco, sta entrando proprio la mentalità un po' di tutti che il malato cronico sarà la persona su cui dovremo lavorare il più possibile e a 360 gradi. Dottoressa, lo sguardo al futuro, perché l'abbiamo vista molto lanciata verso il futuro anche oggi durante la tavola rotonda, cos'è che vede, cos'è che può consigliare anche a chi sta iniziando a attuare il piano? Ma innanzitutto io vedo un associazionismo che cresce in capacità organizzative e manageriali, capaci di sedere ai tavoli di lavoro, proporre anche non soltanto problemi ma anche soluzioni ai problemi, quindi un associazionismo attivo che riesca anche a creare dei coordinamenti regionali in modo da tenere unite e dare più forza. Vedo un'assistenza domiciliare effettiva che utilizza anche gli strumenti della sanità digitale lì dove è possibile. Vedo un paziente che riesce a convivere con la sua patologia bene, quindi un soggetto malato ma in salute, quindi riesce a affrontare, avere accesso alle cure appropriate, accesso ai device appropriate, ma che poi nell'ambito familiare, lavorativo, nella quotidianità convive con la sua patologia e fra virgolette come una persona del tutto normale. Quindi e soprattutto per realizzare questo è necessario una organizzazione non solo dei servizi sanitari ma anche dei servizi sociali, quindi oggi non ne abbiamo parlato, ma i comuni, il comune può avere
un ruolo fondamentale nel servizio sociale, quindi bisognerebbe anche coinvolgerlo in tutta questa parte qua. Si è visto come è importante la conoscenza e quindi oggi si è parlato di linee guida, della legge Gelli, della 24/2017, che cosa significa, solo un aspetto penalizzante legale oppure deve avere anche un aspetto clinico, formativo, eccetera. L'importanza è il sistema informativo, questo l'abbiamo messo anche in evidenza e l'altro elemento su cui sicuramente noi dovremmo lavorare è quello di accompagnare le regioni, questo sarà compito del Ministero, accompagnare le regioni in questo, si è detto oggi, rinascimento, rinnovamento, che non è un cambiamento ma è un tener presente tutta la positività, le best practice che noi abbiamo, il nostro sistema sanitario che è un sistema ottimo e di qualità e gratuito, con questa visione di quello poi che è il futuro, perché la telemedicina è alle porte, anzi se ne parla da 20 anni, però anche lì bisognerà studiare i criteri di accreditamento per i servizi di telemedicina, cioè cosa fanno, come possono farlo, quanto io dovrò remunerarlo. Quindi tutto lo sguardo al futuro è uno sguardo mio abbastanza ottimistico, perché è necessario seguire questa strada, non abbiamo alternative.